Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video un po' particolare perché vi volevo fare un remake per quanto riguarda i calendari dell'avvento del 2021. Ne ho preso un bel po' quest'anno perché è stato l'unico, diciamo, regalo che mi sono fatta e perché mi piaceva tantissimo spacchettarli insieme a voi. I calendari non sono arrivati tutti nello stesso, diciamo, momento e quindi li ho aperti poi su Instagram e su TikTok. Infatti poi giù nell'info box vi lascerò il mio Instagram e il mio TikTok, così potete vedere anche l'apertura dei calendari giorno per giorno. Allora, oggi cercherò di parlarvi e farvi anche un resoconto per quanto riguarda i calendari che ho aperto. Uno in questione è questo bellissimo calendario. Questo è stato acquistato al DM. Il prezzo poi ve lo metterò giù nell'info box, vi metterò il nome del calendario di preciso e il prezzo che l'ho pagato. Ovviamente era così nelle scatoline, dipende ovviamente dalla scatolina che avevate il regalo. E questo è il pacco. Adesso vi faccio vedere cosa ho trovato all'interno. Li ho messi in questo contenitore così da dirvi cosa ho trovato come prodotti. Allora, cosa ho ricevuto? Allora, nel pacchettino ho trovato questi tre smalti, questi qua, dove ho trovato questo bordeaux, poi questo rosa iridescente, questo diciamo rosellino sempre iridescente. Sono degli smalti Studio Nail Polish con 8 ml ognuno di prodotto, con una scadenza di 24 mesi dall'apertura. Non l'ho aperti perché non so se li terrò o li regalerò, comunque sono ottimi. Il colore è molto molto bello, sia anche questo bordeaux che anche gli altri due, e quindi carino, come regalo carino. Sempre per quanto riguarda le unghie, ho trovato nei calendari dell'avvento questi due pacchettini dove troviamo un olio e un siero per quanto riguarda le unghie. Questo sinceramente sono molto curiosa di utilizzarlo perché sono nelle boccettine piccoline, vedete? Queste boccettine piccolissime e quindi non vedo l'ora di utilizzarle anche per vedere di che cosa si tratta, cosa fanno le unghie e tutto. Poi ovviamente mi leggerò come utilizzarle, ma sia il siero che l'olio sono ottime per chi anche fa la ricostruzione delle unghie. Andiamo sempre avanti, ho trovato uno specchietto che è quello con le doppie facce, come questo, così, molto molto bello ed elegante e ha le due... Ciao Chloe! E ha i due lati, diciamo, per quanto riguarda il... Ah, vero, la cazzo. Allora, Chloe è la cagnolina di mio figlio, era messa nel divano. Ho fatto un rumore con la carta ed è qua, presente. Comunque, andiamo avanti. Poi, ho trovato un remover, un makeup remover, quindi uno struccante, un'acqua micellare struccante per quanto riguarda gli occhi, viso e occhi, scusate, e quindi questa la voglio utilizzare perché voglio sapere. E poi ho trovato questo che è un fondotinta ed è un fondotinta, vediamo se c'è scritto, è un fondotinta in mousse. Ed è questo qui, non lo apro perché non lo devo utilizzare, perlomeno per adesso. Poi ho trovato il Sick Sensation Compact Foundation, questo, se non mi sbaglio l'avevo anche aperto, ed è questo qui, quindi un fondotinta compatto, ed è nella colorazione 240 Cream Nude. Devo dire che le colorazioni sono un pochettino scurette per quanto mi riguarda, perché sono bianca cadaverica. E poi la cipria, la Setting Powder Final Touch, che è questa qui. I pecca sono bellissimi, come vedete, sono tutti con il dorato. I pecca sono molto molto belli. Poi un lip volume, che è questo qui. Questo qui che io gli avevo infilato le unghie, quindi un lip volume, che questo l'ho trovato leggermente aperto. Poi ho trovato
un siero, un fondotinta con il siero, perché c'è scritto serum foundation, quindi un fondotinta con il siero del 240 Creamy Nude. E poi ho trovato questo che è Magic Finish ed è l'avete presente quello di Charlotte Tilbury, quello nella bottiglietta con il pennellone, l'illuminante per il viso, diciamo, per l'applicazione dopo del fondotinta. E questa è anche una cosa molto molto carina. No, questo è il glove, quindi questo cos'era? Ah, questa è una specie di crema, una specie di BB cream. Porcelain, sì, è una specie di BB cream. Questo è quello uguale a Charlotte Tilbury. E questo, infatti, è il Glove Serum. Questo qui. Poi ho trovato un mascara XX Volume Mascara, che sarebbe questo. Ve li faccio vedere velocemente perché vi faccio vedere se riesco due o tre calendari. E poi una matita nera per quanto riguarda gli occhi. Ed è 0,095 grammi. Una matita per quanto riguarda le sopracciglia. Una matita per quanto riguarda il Lip Design Invisible, quindi per contornare le labbra. Poi un lip gloss molto carino, brillantinato di questo colore, molto molto bello. Poi un matitone di questi qua, aspettate che ve lo faccio vedere, matitone color malva, molto molto bello. E poi un rossetto del satin, cioè satin lipstick, quindi un rossetto satin, ed è questo bellissimo bordeaux, molto molto bello, cioè un bordeaux stupendo, veramente molto molto bello. E per finire c'erano due prodotti piccolini, che sono questi, e sono sempre satin lipstick. Uno è nella colorazione Honey Blush e uno è uno Sparkle Diamond. Quindi questo è uno, vedete, è piccolissimo, in color nude. Ed è molto molto bello perché io adoro i rossetti piccolini. E l'altro è questo, che è una specie di top coat, vedete questo effetto tipo sparkle molto iridescente, e devo dire che è molto molto carino. Poi ovviamente lo dobbiamo utilizzare, quindi devo dire che questo calendario mi è piaciuto perché ho trovato dei prodotti che non conoscevo questa marca, quindi a me è piaciuta tantissimo e devo dire che è molto molto carina. Ovviamente mi dovete dire se volete vedere un make-up per quanto riguarda questi prodotti, perché io li vorrei utilizzare per vedere anche la stesura, se sono dei prodotti buoni, perché il prezzo, se non mi sbaglio, era sulle 50 e qualcosa, anche per farmi un'idea io stessa. Andiamo avanti, prendo il sacchetto. Allora, continuiamo con il calendario di Yves Rocher. Questo è il primo anno che lo acquisto, l'anno scorso non ci sono arrivata. L'apertura del calendario era così. Devo dire, molto molto bello anche questo calendario. Mi è piaciuto tantissimo il pack, le scatoline, molto molto carino. Ogni scatolina ovviamente ha un disegno, una cosa. Molto molto bello. Devo essere sincera, mi è piaciuto tanto. Cosa abbiamo trovato in questo calendario? Svariate boccettine, che sono tipo queste così, dove abbiamo trovato un gel doccia al profumo di mora, wow, che sarebbe questo qua. Poi abbiamo trovato un bagno doccia, che sarebbe questo. Ed è un bagno doccia all'argan rosa bio, ottimo. E poi abbiamo trovato un latte corpo di questi qua. Vabbè, faccio vedere così. Questo è un latte corpo con argan e rosa. Poi ho trovato questo, che poi mi devo leggere che cosa, come può essere utilizzato, ed è l'aceto al risciacquo brillantezza. Sinceramente questo mi ha messo curiosità, non so che cos'è, se lo sapete ditemi voi come si utilizza, perché sono molto molto curiosa di provarlo. Poi abbiamo un altro gel doccia,
E questo è un gel doccia all'arancia e cioccolato. Wow, afrodisiaco, arancia e cioccolato. Che è questo? E poi abbiamo una shampoo crema, riparazione ed al risciacquo. Ed è questo qui. Questo l'ho già visto altre volte nel tubetto normale originale. Poi ho trovato due prodotti della linea Pure Alg, questo qui, e ho trovato un'acqua micellare, che è questo qui, e un cleansing gel, quindi un gel detergente per pelli normali e miste. Questo invece micellare, acqua struccante 2 in 1. Vabbè, questo non lo dice se per pelli normali e miste. Comunque ho ricevuto questo, quindi ottimo. Poi un latte corpo, quindi un body lotion. Questo è un latte corpo nutriente intenso al karité per pelli molto secche. Quindi questo li metterò nella mia bella gambetta. Questa qua. Poi ho trovato un esfoliante per quanto riguarda il body scrub della linea Gommage Vegetal. Gommage Vegetal Corpo, applicare una volta o due volte a settimana. Comunque questo qui. Questo. Poi 2 in 1 maschera. Sì, 2 in 1 maschera. Che cos'è? Riparazione capelli danneggiati prima o dopo lo shampoo. Ah, questa è ottima, questa la devo provare, perché ovviamente facendo la tintura li ho danneggiati i capelli. Poi ho trovato un solo smalto, quindi eccezionale, perché l'ha capito che abbiamo quasi tutta la ricostruzione. Un pennello, che fa sempre piacere ricevere un pennello. Poi, questi che cos'erano? Allora, abbiamo una maschera. Era una maschera rigenerante. Aspettate che faccio la traduzione per questo. Invece questo che cos'è? È un balsamo botanico, trattamento riparatore multiuso per capelli secchi e danneggiati. Ed è questo qui. Quindi molto, quest'anno molti prodotti per i capelli danneggiati, perché si sa che quasi tutti facciamo la tintura o facciamo delle cose nei capelli che di norma non si dovrebbero fare, ma comunque. Poi questo qui che è all'arancia fondente ed è una crema mani idratante al profumo di arancia e cioccolato, quindi questa va nella mia borsetta. E poi ci sono questi prodotti. Aspettate che mi faccio la traduzione perché voglio sapere che cos'è. È una maschera in schiuma lenitiva con camomilla biologica. Ed è una maschera lenitiva, ma voglio sapere per che cosa è. Perché maschera lenitiva ho capito, però voglio sapere di per che cos'è. Applicare uno strato sottile sul viso 2 volte a settimana e lasciare in posa 10 minuti. Ok, questa è una maschera per quanto riguarda il viso. E quindi anche questa sarà una maschera per quanto riguarda il viso, vero? Applicare 2 volte a settimana, sì, sul viso. E questa è una maschera al balsamo rigenerante. Ottima. Poi altri due tubetti che ho trovato sono questi, che sono sempre dell'Elisir Botanica, e abbiamo un rigenerante antinquinamento per tutti i tipi di pelle, e qui abbiamo una sleeping care tutti i tipi di pelle, applicare la sera. Ah, questa è quella, quindi questa è una crema per il giorno e questa è una crema per la sera, ed è ottima, credo che qui un bel po' di applicazioni li faccio. E sono, quante ml sono? 0,20, no, 7 ml, dai, buona, buona. Poi ho ricevuto nel calendario un mascara, questo qui è il Intense Metamorphosi, ed è un mascara volume, ok, che è questo. Poi un rossetto rosso Rouge Vertige di questa linea di qua. Poi una matita nera per quanto riguarda gli occhi. Ma mi sembra che di averla vista poco fa. Boh. Poi un balsamo labbra. Sapete tutti che io adoro i balsami labbra. E questo è il, vediamo di che cos'è. Mora. Alla mora. Ok.
quindi lo proverò. E poi ho trovato questi due profumini, che uno dei due mi piace tantissimo, vediamo qual era. Questo qui, e si chiama Cils d'Azur. Questo mi piace tantissimo, anche questo veramente. Comunque questi credo che li proverò ad acquistarli, perché come profumi mi piacciono tantissimo, anche se so che fine faranno i profumi acquistati da me. Ciao amica. E questo per quanto riguarda il calendario dell'Yves Rocher. Adesso vediamo se posso mettere anche un altro calendario nel frattempo. Per quanto riguarda il calendario dell'Yves Rocher, devo dire che mi è piaciuto perché proverò dei prodotti che di norma non ho mai acquistato, e mi piace anche il fatto che ho trovato soltanto uno smalto invece di trovare 400 smalti come ho fatto negli altri calendari. Quindi sicuramente il prossimo anno lo acquisterò. Io l'ho preso da una ragazza, si chiama Sabrina, fa anche video su YouTube, la trovate anche su Instagram e Facebook, ve li metterò giù nell'info box tutti i requisiti per contattare lei. Io l'ho preso e l'ho pagato dopo un paio di giorni che mi è arrivato. Non lo dovevo pagare subito alla consegna, non lo dovevo pagare prima di posticipando, diciamo, il pagamento. No, l'ho pagato entro una data, non mi ricordo quando. Comunque, ottimo, ve lo consiglio, mi è piaciuto tantissimo. Andiamo avanti e arriviamo al calendario di Sephora. Sephora quest'anno ha utilizzato queste scatoline invece delle sportelline che utilizza di solito. Mi è piaciuto qualche cosa sì, qualche cosa no, ma ovviamente andiamo a vedere cosa ho ricevuto da Sephora in questo calendario. Allora, la cosa che mi è piaciuta è trovare sempre un prodotto per quanto riguarda la skincare di Fenty Skin, Fenty Beauty. Questo mi piace, io ho la confezione dove trovo i tre pezzi e devo dire che è ottima come sempre. Poi, questo è un prodotto che mi piace perché è un prodotto di Olaplex. Olaplex, per quanto riguarda i capelli, sono i numeri uno in assoluto. Questo è un prodotto per quanto riguarda, non mi ricordo più. Comunque è inutile fare la traduzione perché perdere troppo tempo. Comunque i prodotti di Olaplex sono ottimi. Io li ho acquistati quando fu da Pink Panda perché erano scontati, ma li potete prendere dappertutto perché sono ottimi. Poi questo è il regalo che ho preso per ultimo, che è un ciondolo dove voi spruzzate il profumo e vi rimane. Non è che mi interessa molto. Poi, un altro prodotto per quanto riguarda i capelli è questo trattamento al Moroccan Oil, ed è il trattamento per i capelli. Questo non l'ho mai utilizzato, mai visto, mai in assoluto, nel senso non l'ho mai acquistato, quindi sono molto curiosa di sapere questa boccettina che cosa mi regala. Ed è 0,5, no, 15 ml di prodotto. Sono molto curiosa, prima leggerò quello che devo sapere e poi lo utilizzerò. Come sono rimasta curiosa nel provare questo, che è della marca Respire, ed è una saponetta, non mi ricordo adesso che cos'era. È un detergente viso naturale. Io utilizzo tantissimo le saponette per lavare il viso, e quindi questa ha un odore molto molto bello, e quindi non vedo l'ora anche questa di utilizzare. Quindi, diciamo, variamo dalla skincare ai capelli, bello. Poi ho una maschera di Erborian, che è questa, e non vedo l'ora di utilizzarla, non la conosco. Poi abbiamo un makeup eraser per quanto riguarda la pulizia del viso. Io lo utilizzo quello grande con i dischetti struccanti, quindi per me è ottimo. Poi abbiamo i patch, che sono questi qua, e questi sono i mini. Sì, i patch, questi qua non bisogna dire altro. Poi abbiamo trovato della marca Innisfree, ed è una maschera idratante al green tea, che è questa qui. Anche questa non vedo l'ora di utilizzarla, ed è 30 ml di prodotto. Poi abbiamo trovato uno spray per le mani di Mercy Andy. Vi ripeto, la cosa che mi dispiace è perché in vetro ho paura di portarmelo in giro, perché secondo me è ottima, anche la profumazione è ottima. Poi ho trovato una crema per quanto riguarda il viso idratante della Fresh. Questa costa un bel po'. Io ho preso con il pacchettino, se non mi sbaglio.
Riusciranno i nuovi eroi? I nostri eroi, scusate, questa qui. Ed è ottima. Poi, sempre per quanto riguarda viso, eccetera, abbiamo trovato il Rain Clean Skin Care. E questo è un latte, se non mi sbaglio. Dovrebbe essere un latte. È un latte detergente delicato della Ren. Non conosco questa marca. Ovviamente il lamato e rinomato Hyaluronic Acid 2% di The Ordinary. Ottimo, io ce l'ho. Questo qui ne ho utilizzato un pochettino, perché poi ho utilizzato altri prodotti, quindi poi non l'ho preso più. E poi arriviamo al make-up. Allora, ho trovato questo qui di Anastasia Beverly Hills, che sarebbe il prodotto per fare le soft brow, quindi le sopracciglia alzate. Quindi ottimo, perché se l'ho acquistato è un botto, quindi no. Poi un balsamo labbra della Fenty Beauty, che io lo posseggo. Ce n'è una qui a portata di mano, dovrebbe essere una a portata di mano, portata di mano. Ecco qui la mano, eccolo qui, che sarebbe uno del genere, però la colorazione è quella che ancora non ho utilizzato, questo è quello col viola. Sono ottimi, mi piace tantissimo, il balsamo alle labbra ne utilizzo tantissimo in varie colorazioni e di vari brand. Poi abbiamo un mascara per quanto riguarda la Damn Girl di Too Faced. Questo piccolino, e questo per quanto riguarda le sopracciglia, ed è il Gimme Brown di Benefit. Questi non li ho mai utilizzati, quindi sono molto curiosa. Poi abbiamo un gloss vinilico di Sephora rosso. Questo lo voglio utilizzare con sempre la tinta labbra rossa di Sephora. Un mascara di Tarte, che credo che io ho preso, se non mi sbaglio, un combo dove c'erano tre prodotti di Tarte, quindi non lo so se è lo stesso mascara, in caso questo lo regalo. Poi abbiamo trovato del marca RMS Beauty ed è un bronzer. Santone sta baiando. Ed è un bronzer ed è questo qui. Non l'ho utilizzato, non lo conoscevo e quindi sono molto curiosa di provarlo. Ed è questo. Poi ho trovato questa palettina di Natasha Denona, sono molto curiosa di provarla, a me piacciono tantissimo, poi specialmente per così piccola la adoro in assoluto, ed è questa qui con queste colorazioni sul marrone, ed è questa. Poi abbiamo trovato il Fenty Beauty, questo qui che è l'illuminante Diamond, che quasi tutti hanno trovato toccato, toccheggiato, e anch'io l'ho trovato così, perché questo io lo posseggo già, quindi non me ne facevo niente di utilizzarlo, infatti questo lo regalerò. E poi gli ultimi due prodotti per quanto riguarda le labbra, abbiamo un prodotto di Rare Beauty, quindi di Melissa Gomez, la cantante, attrice se non mi sbaglio pure, non lo so, comunque Melissa Gomez, ed è una tinta labbra di questo colore. Di questo trovate il video, quindi ve lo linkerò sotto. E poi il bellissimo rossetto di Charlotte Tilbury, ed è Pillow Talk, il più famoso ovviamente. Ed è questa magnificenza. Bellissimo, bellissimo veramente. Questi sono stati tutti i prodotti che c'erano per quanto riguarda Sephora. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Mi piace anche il fatto che aveva queste scatoline, ognuno per conto proprio. Mi è piaciuta tantissimo, infatti anche il prossimo anno credo che lo acquisterò. Il prezzo è stato un po' alto, ma io lo volevo acquistare quando c'era lo sconto, ma con lo sconto non passava ovviamente. E quindi mi è dispiaciuto, ma lo volevo e quindi me lo sono accaparrato subito. Questi sono stati i calendari che avete visto, che vedete su Instagram e vedete altri TikTok, eccetera, eccetera. Sono stati gli unici regali che mi sono fatti, sia per compleanno, Natale, ecc. Quindi questo è tutto. Bene, per quanto riguarda questo mix di calendari dell'avvento, è tutto. Adesso poso questi e prendo gli altri, o lo faccio domani, non lo so. Comunque, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!